Che mondo sarebbe senza la Domenica delle Palme? Anche quest'anno non mancano le polemiche pre-pasquali. Questa volta non saranno incentrate sugli agnellini, bensì sulla Domenica delle Palme, boicottata da molti. Il motivo? Troppi grassi saturi in queste feste. Vogliamo una domenica senza olio di palma, dichiara il comitato anticomitati, e chiedono di abolire la ricorrenza religiosa o renderla più salutare. Tra le ipotesi, Domenica del Girasole, Domenica della Pannocchia o Domenica delle Palme senza olio di palma. Per l'occasione verrà indetto uno sciopero dei mezzi a cavallo del fine settimana. Furto in casa della Palmas. I ladri cercavano una cassaforte con l'olio di Palmas, ma senza successo. Viene così indetto un referendum per rendere anche i cognomi senza olio di palma. Tra le possibili varianti, Giorgia Girasole, Giorgia Arachide o ancora in dubbio Giorgia Extravergine. In occasione del referendum verrà indetto uno sciopero dei mezzi a cavallo del fine settimana. In occasione dello sciopero dei mezzi verrà indetto uno sciopero dei mezzi. I mezzi rassicurano i pendolari. Tranquilli, sarà uno sciopero senza olio di palma. Tutti mi odiano perché sono piccolo e nero. No, Calimero, tutti ti odiano perché sei olio di palma. Curiosità sulla Domenica delle Palme. In questo giorno si ricorda la domenica antecedente a Pasqua in cui Nonna Annunziata iniziò a friggere qualsiasi cosa a sua portata di mano nell'olio di palma. La folla venne letteralmente stesa per via delle porzioni di cibo colossali che vennero digerite a Pasqua, ma dell'anno seguente.